non sono abituata a parlare davanti a così tante persone e infatti no, non ho voluto improvvisare niente oggi. Mi sono scritta anche i saluti di benvenuto che magari solitamente si fanno così improvvisando, ma oggi no. Ci sono troppi sentimenti in ballo, troppe emozioni e quindi basta, parto perché sennò già mi emoziono. Vabbè, allora innanzitutto volevo ringraziare tutti voi che siete qui oggi. Per noi è importantissimo vedere così tante persone, così tante anime unite in questa giornata che rimarrà per sempre scolpita nei nostri cuori. So i sacrifici che avete fatto ognuno di voi ad essere qui oggi. Per molti di voi è un posto lontano, no, non siete qui vicino. Tutto questo vi fa onore e ci fa capire quanto per molte persone sia così importante e fondamentale che il nostro istituto riapra il prima possibile. Volevo ringraziare Federasma per aver contribuito economicamente a realizzare questo grande evento e per essere sempre al nostro fianco. Sin dalla sua costituzione, la Federazione ha sempre collaborato con il centro di Misurina, considerato un riferimento di eccellenza e un modello da seguire, e per tale motivo ha diffuso in Italia le sue buone pratiche per il benessere dei piccoli pazienti alle prese con malattie respiratorie. Volevo ringraziare Filomena, nostro braccio destro in questi mesi. Senza di lei, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Jessica, che è dietro, per essere una mamma leonessa, in prima linea da sempre contro la chiusura dell'istituto, portavoce delle numerose mamme del centro. Suo figlio, come molti altri, al momento della chiusura purtroppo era ricoverato. Vittoria, portavoce degli ex pazienti senior, per averci aiutato nella gestione della fiaccolata. Chiara, per essere stata la nostra voce a Misurina, è stata fondamentale per tutti noi, il suo aiuto preziosissimo. Grazie soprattutto per essere qui oggi, nonostante la tua meravigliosa gravidanza ormai quasi al termine. Grazie a Lorenzo per averci aiutato nella gestione a livello comunale e per essere sempre stato a nostra disposizione. Grazie al sindaco per averci permesso di essere qui oggi, alle attività locali che si sono offerte di aiutarci. Ma soprattutto grazie a tutti voi, amici, ex pazienti e genitori. Numerose famiglie, mamme e papà purtroppo non hanno potuto essere qui oggi con noi, ma hanno espresso la loro vicinanza. Sono eternamente grati per le cure ricevute negli anni all'istituto. Ci sostengono e ci supportano da lontano con i loro pensieri. Voglio portare la testimonianza di una mamma che non ha potuto essere qui fisicamente, ma che ha contribuito con un suo piccolo messaggio. Nessuno, se non noi genitori, che abbiamo dei figli più sensibili, può capire con quale costante angoscia si vive nel timore che manchi il respiro, all'improvviso e senza un motivo apparente. Riecheggiano costanti come una triste melodia. Le frasi, hai fatto lo spruzzino, hai con te il puff, se hai bisogno chiama subito, non ti vergognare, e molto altro. E spiegare ai professori che se tuo figlio in educazione fisica non eccelle, non è per pigrizia, ma per una mancanza d'aria. Una continua giustificazione per questo o per quel motivo, perché una ferita si vede ed è compresa e giustificata, una mancanza d'aria no. Perché per coloro che sono fortunati respirare è normale, automatico, ma per gli asmatici respirare spesso è una conquista, un traguardo e a volte un obiettivo. È doversi fermare e pensare, a modulare il fiato, è dover gestire le proprie paure, perché proprio non ce la fai a riempire i polmoni. Allora chissà cosa mi capita. È valutare ciò che si può fare oppure no, dove si può andare e dove no. Ecco, noi saremo là con voi tutti.
Abbiamo organizzato questa fiaccolata e questo abbraccio finale al nostro istituto, con la speranza che presto possa tornare a pieno regime. Siamo qui oggi tutti insieme per continuare a manifestare il nostro amore verso il centro. La nostra è una manifestazione pacifica, spinta dall'amore e dal rispetto che nutriamo verso l'unico centro in Italia per la cura e la riabilitazione dell'asma infantile. Siamo in tanti oggi a Misurina per il nostro centro e per te, Anna. Il mio ringraziamento particolare va a mamma Monica, a papà Renato e alla sorella Emma per essere presenti oggi. Anna era una ragazza come noi, è stata una paziente dell'istituto, ha vissuto anche lei tra le mura del nostro gigante buono. Anna era una giovane anima dolce che aveva tanta voglia di vivere, tanta voglia di respirare, ma purtroppo la storia di Anna la conosciamo e non ha lieto fine come le nostre. Non trovo le parole giuste e forse nemmeno mi sento di espormi su un argomento tanto delicato e fragile come questo, in cui il rispetto del dolore viene prima di tutto. Qualche giorno fa io e Monica ci siamo sentite e le dissi: sai Monica, vi sento molto vicini a me, avevo una forma di asma grave anche io, avevo paura di non farcela, forse sarei stata accanto ad Anna se il mio angelo custode non mi avesse parlato di Misurina. La storia di Anna ha toccato le parti più sensibili di tutti noi e per questo abbiamo voluto dedicarle questa giornata, perché con l'asma si deve convivere e non si deve morire. Grazie. E dopo ho un altro pezzo da fare, ma magari da raccontarvi, perché a novembre, quando è partito tutto, io mi sono voluta esporre un po' sui miei canali social e ho voluto un po' contribuire per quanto posso a cercare di tenere aperta questa struttura, perché per me è stata la mia salvezza. Quindi io sono eternamente grata e devo la mia esistenza a questo posto, che alla fine che cos'è? È una struttura, è come ha detto Vittorio prima, adesso sono delle mura chiuse, fredde, e ho voluto contribuire appunto a novembre parlando al mio istituto come se fossi una bambina. Però è un discorso lungo che magari vediamo se poi abbiamo del tempo, e ho voluto ritornare alla mia bambina che ha vissuto all'interno e che riparla al gigante. Però appunto do spazio agli altri miei amici e nel frattempo vi ringrazio ancora per essere qua, siete bellissimi, non avremmo mai immaginato di riuscire a fare tutto questo, e quindi grazie a tutti, veramente rinnovo per il tragitto, per il viaggio che vi ha spinti ad essere qua con noi.